Vi dedico la canzone che ha iniziato questo mio gioco per l'amore per questa terra, ve la dedico, si intitola, è la numero 6, faceva così, a tutti quanti, indistintamente, anche alle persone che sono lassù, che non vogliono scendere. Vedi, è gratis! Sono una famiglia di genovesi. La base un po' più su, ma a tutti. Canto dal peso mia, canto in pizia mia, sta di terra de capizza, e so scanto de zinzia in pazzola, ascolta io. Canto dal peso mia, canto in luogo d'oro, strillo de su coro ballo, sta esaoghe de Maria. Canto dal peso mia, canto di aissa cavalcata in processione, so scostume de so sardo so, con più parole. So scandito del Sayara, sul burrone de Donara, baronessa tirannia, libera sa zente tua, e spiegata messa tutta, canto viero da giamato, mere manna, mere mea. Canto da pinteso mia, seculos de mammutone, saccatore se è ammammoiata di obbivia. Canto da pinteso mia, sutta son murale, scanto sa tenore, e sa barbaccia una bella yoga, sa luna busso il sole. Canto pane carrasau, e fatto vatto cannonau, dai su casi e su pastore, sa se ha perso il cuore, insomma ne una bella, sa la unetta sono tu. Stessa mia, 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 e boh, prostata, mia, 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 e boh, cistifellea, mia, 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 e boh, cuore, mia, 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 e boh, Cagliari. So scadito te sei nata, sul burrone del mare, baronessa tira via, tua, e in su mare mura vera, salone da suonando tu vai in tru la lea. Grazie a tutti quanti, a tutti i genitori, i parenti, perché quando si organizza un festival la maggior parte naturalmente che accorrono sono i parenti, ma questa è una cosa bella perché questo flusso energetico va di generazione in generazione, come la nostra vita. Allora, questa canzone l'ho scritta nel 98, pensate, ha già 12 anni, è più grande di te, tu quanti anni hai? Sei. Mamma mia, questo numero che assomiglia ad un verbo, io sono, tu sei, egli è. Io mi ricordo che nel 1977 tu ancora eri nei pensieri di tua madre. A te ti ha fatto nascere tua madre o tuo padre? Mia madre. Vedete, il padre non c'entra, perché? Perché a volte il padre non entra nella nascita dell'uomo più grande del pianeta? Perché? Qual è la favola che ti piaceva di più? Chi è che diceva più bugie nelle favole? Pinocchio.
che ho iniziato a cantare, tu ti chiami? Nicolas. Nicolas, un nome straordinario. Di cognome? Foyes. Pensate, un nome straniero e un cognome sardo. Nicolas Foyes. Foyes Nicolas, Nicola Foyes, Nicola Foyes. Sembra come suonare delle foglie, un suono percussivo però leggero, con molte S. Nicolas, tu, conosciamo il tuo carattere, tu preferisci leggere un bel libro o vincere 100 euro? Vincere 100 euro. Oh, bravo Nicolas! Abbiamo già capito il carattere di Nicolas. Ormai, ormai. Nicolas è figlio della nostra Italia attuale. Quindi vive in una società moderna, in una società dove stiamo tutti bene. Noi in Sardegna, grazie a Dio, il lavoro c'è. Vabbè, siete tutti stranieri, che ne sapete di noi? Quindi io vi dedico una canzone, cioè vi dedico, con Nicolas partiamo a regalarvi i motivi. Io sono cresciuto ascoltando una canzone che aveva due parole e si vendevano allora tanti dischi. Faceva così, ve la ricordate? Massimo, metti un'atmosfera color castagna qua sul proscenio, grazie. Ecco, lascia questo, grazie. La canzone faceva così. Così, giù, blu. Ti amo, ti amo. Ti amo, 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 ti amo. Vedete, avete abboccato. Un pesciolino dice a un verme: lei cosa fa in casa mia? Esca! Il verme lo guarda e gli dice: ma io l'amo. Le canzoni nascono così. Umberto Tozzi, per dire ti amo, ha venduto 5 milioni di dischi. C'era una canzone con il quale tu sei innamorato? Quando ti innamorerai, canterai o ti ricorderai questa canzone che faceva così. Dammi il tuo amore, non chiedermi. E poi non trovare un brivido dentro. Aspetta, hai sbagliato, ammettilo, alza la mano se hai sbagliato. Ecco, vedete, un ragazzo onesto, facciamogli un applauso. Ha sbagliato, perché sbagliando si impara. Allora, tu hai 6 anni, giusto? È una festa, eh? Che è successo? Adesso, però ha la voce da piccolino di Marco Carta, io me ne sono accorto subito. Marco, quando era un bambino, era come lui, e poi è diventato la forza mia, la forza vostra. Facciamogli un applauso a Marco, che quello sì che fa la strada, non come Valerio Scanu. Quindi c'è la madre di Valerio qua, stavo scherzando, signora. Per tutte le volte che un telefono si è innamorato di me, per tutte le volte che un Bluetooth ha mandato in Bluetooth un file per dire noi veniamo da là, poi veniamo qua, poi da qua torniamo là con l'acqua qua, da là qua, qua l'acqua qua. Noi siamo straordinariamente importanti, però nella nostra vita c'è qualcuno che ci scoccia.